L'attentato innanzitutto contro gli osservatori dell'ONU è stato un fatto gravissimo che abbiamo stigmatizzato come Italia, come Europa, ed è una cosa grave perché la sicurezza degli osservatori dell'ONU ricade nelle responsabilità precise del governo siriano. Naturalmente la situazione in Siria è estremamente tesa. Ci sono degli scontri che derivano, la cui responsabilità deriva soprattutto dalle operazioni condotte in molti quartieri delle città siriane da forze armate e anche da addirittura gruppi di artiglieria dell'esercito siriano. L'Italia stigmatizza nel modo più fermo il perpetrarsi di attentati di qualsiasi natura e da qualsiasi fonte siano riconducibili le matrici terroristiche di questi attentati. E rientra oramai in una scia di attentati che hanno costellato la situazione siriana e ai quali si deve porre freno con una stabilizzazione del paese e con un ripensamento delle condizioni interne di sicurezza. Ci vuole una soluzione politica guidata dal Consiglio di sicurezza, auspicabilmente con una nuova risoluzione.